Galsi sì, Galsi no. Il progetto di metallizzazione della Sardegna è stato discusso recentemente alla SMA di Cagliari, organizzato da Sardegna Democratica, Rossomori, Italia dei Valori, la sinistra e il Circolo Lusso di Sel. Hanno partecipato esponenti di tutte le forze politiche del centro-sinistra, tra i quali due ex presidenti della regione, Federico Palomba e Renato Soru. L'iniziativa aveva lo scopo di riprendere il filo di aspirazioni e battaglie che hanno riguardato la metallizzazione della Sardegna. Una vicenda che rischia nuovamente di impantanarsi, come era accaduto negli anni 80 e 90, quando rilevanti interessi economici lasciarono, unica regione italiana, la Sardegna priva della rete del metano. Il convegno all'ESMA ha cercato di rimettere in fila le ragioni forti dell'interesse della Sardegna per la realizzazione del metanodotto, che insieme con i vincoli e le prescrizioni necessarie garantiscano il rispetto delle condizioni ambientali e storico-culturali dell'isola. Il Galsi è una ormai vecchia idea che è stata seguita dalle istituzioni e dalla società sarda. L'aspirazione a dotare la Sardegna di metano risale dagli anni 80. E soltanto però all'inizio degli anni 2000 si è incominciato a definire un progetto che, passando per la Sardegna, si ricollega, il metanodotto si ricollega al continente italiano. È stato costituito un consorzio di imprese, il Galsi appunto, che si è assunto l'onere di effettuare l'investimento. È una cosa importante per la Sardegna, perché il passaggio del tubo che trasporta metano rende possibile per la Sardegna una fonte di energia alternativa, che non è la soluzione di ogni problema, però è certamente una fonte di energia più pulita degli altri, delle fonti di energia derivanti dal petrolio. E quindi è una cosa importante per la Sardegna per questo, perché riduce i costi e consente alle famiglie sarde di risparmiare sul costo della bolletta energetica e alle imprese di avere una fonte di energia a costi competitivi, più di quanto non accada. Io credo che le riflessioni che vengono fatte su possibili aspetti critici del Galsi sono benvenute, bisogna discutere, bisogna analizzarle, bisogna sviscerarle. Una volta però che sia accertato che le criticità sono controllabili, come è stato accertato dalla valutazione di impatto ambientale, il Ministero nel 2011 ha consegnato la valutazione di impatto ambientale positiva. Una volta accertato questo, che non ci sono grandi sconvolgimenti dell'assetto territoriale e ambientale della Sardegna, una volta accertato questo, bisogna che il progetto venga portato avanti. Ora, noi abbiamo già perso 5 anni per l'attuazione del progetto. Ora la prospettiva è che nel 2014 si incomincino i lavori e che vengano conclusi nel giro di 3, massimo 5 anni. Questa è la prospettiva. Naturalmente la regione deve farsi parte attiva per controllare che gli effetti, le ricadute sul territorio siano effettivamente limitate e controllate, e per fare in modo che i tempi siano tempi certi, per dare alla Sardegna l'opportunità di contare su una fonte di energia meno inquinante e meno costosa di quelle dei derivati del petrolio. Sono 9 anni dalla costituzione della società, addirittura 11 se vogliamo metterci la prima fase di progettazione. Insomma, è vero che per le infrastrutture ci sono sempre tempi variabili a seconda delle condizioni anche politiche più generali, perché i problemi dei gasdotti, basta pensare al Nabucco, sono comunque molto complessi, però non è detto che debba essere sempre così. Per esempio il Blue Stream, che è il gasdotto che collega la Russia alla Turchia attraverso il Mar Nero, 1200 km, mentre il Galsi è 800 e rotti, è stato costruito in 4 anni. Green Stream, che collega Libia all'Italia, 520 km, ci hanno messo poco più di un anno in corso d'opera. Ecco, io vorrei chiedere allora, per cominciare, a Pietro Maurandi di darci il suo punto di vista sulla performance della politica in questa partita, che è una partita complessa, poi ne parleremo, anche è un grande gioco internazionale, che richiede probabilmente non solo competenze ma anche una capacità complessiva del sistema Italia di funzionare in venire fuori difficoltà che si rivelarono per un bel po' di tempo insormontabili nel passaggio
dall'idea alla definizione di un progetto tecnico-economico. La posizione dell'ENI e di alcuni ambienti governativi era che pensare ad un metanodotto fra l'Algeria e la Sardegna, analogo a quello che arriva in Sicilia, sempre dall'Algeria ma attraverso la Tunisia, era antieconomico, perché avrebbe dovuto servire un'utenza ridotta come quella sarda. Questo era l'argomento fondamentale. Essere caricato sul costo della metanizzazione complessiva dell'Italia. Però le cose stavano così. I conti degli altri non tornavano facendo il metanodotto e i conti della Sardegna non tornavano non facendo. E quindi la Sardegna subiva convenienze, strategie e calcoli di altri. Quello che dobbiamo valutare è l'entità degli elementi di criticità sull'ambiente naturale, sui contesti archeologici e storico-culturali e la loro reversibilità una volta terminata la fase di costruzione dell'impianto. Ma quello che prevede il progetto, cioè il ripristino del suolo agrario e delle colture arboree, significa che il territorio viene restituito alla piena disponibilità dei proprietari. E significa che sui territori interessati si possono esercitare tutte le attività produttive dell'agricoltura e della pastorizia, così come quelle della pesca in prossimità dei fondali interessati dal passato. Certo, lungo la dorsale del gasdotto non si può costruire, ma questo mi sembra una cosa da salutare con grande positività. La valutazione di impatto ambientale sul progetto, che è stata ottenuta nel 2001, ha riguardato tutti gli aspetti dell'impatto, poi chiarirà Lorenzo. L'autorizzazione dei ministeri dell'ambiente e dei beni culturali contiene più di 100 prescrizioni per le fasi di costruzione e di esercizio, per garantire la riduzione al minimo dell'impatto e per ripristinare gli ambienti interessati. Importanti specificazioni che erano già note ma sono state ribadite nella conferenza dei servizi: la cosiddetta bidirezionalità, cioè la garanzia che in presenza di qualche problema per la provenienza del gas dall'Algeria, il gas possa provenire verso la Sardegna dalla rete nazionale alla quale è collegato. Secondo aspetto, la disponibilità già accennata per la fornitura del gas alla Sardegna, cioè per gli usi, alle famiglie, alle imprese, nel territorio regionale. Con la conferenza si è chiuso l'iter autorizzativo, ora il Ministero deve acquisire le intese delle regioni e rilasciare l'autorizzazione per la costruzione dell'impianto. La Giunta regionale della Sardegna, una volta tanto in modo tempestivo, ha approvato due giorni fa, credo, l'intesa necessaria nel 2014. Ci sono riserve, le uniche riserve manifestate nella conferenza dei servizi sono quelle del Comune di Olbia sulla localizzazione della stazione di compressione. Io credo che le ragioni di Olbia, che chiedono una diversa localizzazione, debbano essere considerate, valutate e, se fondate, debbano essere accolte. Naturalmente io penso nell'ottica della necessità di costruire il metanodotto della Sardegna. Il metanodotto sa da fare. Poi so bene che in quest'Aula ci sono opinioni diverse, ma credo sia un'occasione utile, gli spunti non sono mancati finora, credo ce ne saranno anche altri, per discutere anche attorno alle diverse opinioni. E anche in questi giorni, anche sulla stampa locale, si è ricordato che se avessimo il metano, anche per gli usi civili ci potrebbe essere un risparmio sensibile e importante per le famiglie, intorno ai 250-260 euro in ragione d'anno, insomma circa 200 milioni di euro in meno per gli usi civili per le famiglie sarde. Allora, il metanodotto Galsi è importante perché il metano era già importante allora, è importante anche adesso, è la garanzia del fatto che l'energia costerà poco. Quindi non c'è discussione sul fatto che possa essere utile, però è possibile dire sì a condizione che, oppure è possibile dire sì, però a noi qualche cosa ci deve rimanere,
Allora che cosa ci potrebbe rimanere? Beh, intanto che vengano assicurate le diramazioni, cioè i 38 bracci nei bacini e quelli altri poi nei comuni, e poi che la materia ci sia data, no? Se non gratis, ma a prezzo assolutamente. Vedete, chi vi parla è uno che insieme al segretario generale della allora segretario generale della CGIL, o comunque membro del comitato regionale della CGIL, si è battuto 20 anni fa perché la Sardegna avesse il metano. Perché rispetto a quello sviluppo che avevamo in quella fase e che ipotizzavamo, sbagliando a quanto pare, il metano era la soluzione più giusta per rispondere al fatto che non potevamo andare avanti a bruciare olio combustibile e carbone in quella maniera. Era la soluzione più giusta, io non mi vergogno di aver sostenuto quella battaglia. Però adesso credo abbiate capito che mi pongo la domanda se oggi ancora è la soluzione favorevole alla metallizzazione della Sardegna e alla realizzazione in questo senso del metano del gas. Grazie anche per la presenza. E le politiche su questa, su questo tipo di infrastrutturazione del territorio, guardate bene, sono sempre funzionali ai grandi interessi e ai grandi poteri dell'economia, che non sono certamente locali, non sono regionali e purtroppo non sono neppure più nazionali o soltanto europei. C'è di più. E allora noi ci dobbiamo confrontare con questa realtà per difendere noi stessi dai danni che possono derivare dal fatto di non poter decidere più sul nostro destino, sul nostro futuro. E io non dico sì o no a Gazi e non dico sì o no a Metano. Dico sì al mio desiderio e anche alla mia volontà di riconquistare un potere di decisione sulla mia vita. Estrema. Quello che deve essere detto, io non sono per avere in Sardegna fonti energetiche derivanti da fossile, io sono però per non affamare il popolo. E poiché non ho in questo momento nessuna possibilità di rendermi autonomo da fonti rinnovabili, che pure resta il mio obiettivo strategico, devo trovare il sistema per ridurre i costi dell'energia in Sardegna, per ridurre l'impatto di inquinamento in Sardegna sul consumo di energia, e sono per un'energia distribuita e diffusa. La riduzione del costo metano su petrolio è evidente.